Il Rimini supera l'ostacolo Real San Lazzaro con medesimo risultato dell'andata, 2-0 ed ennesima vittoria di stagione per i biancorossi che bissano quella di domenica scorsa di Cervia. Noi muscolari nel riscaldamento per Buonaventura, costretto a dare forfè. Al suo posto c'è Valori, mentre in panchina siede Gasparotto. Al pronte via la squadra mostra uno striscione di in bocca al lupo al difensore Claudio Cola, uscito proprio domenica scorsa da Cervia in barella per un infortunio che lo terrà fuori dal campo almeno per questa stagione. Dallo striscione alla bandierina, dove Rimini batte il suo primo corner con Brig, che sfiora di testa ingannando anche Arlotti, che non arriva all'appuntamento con la rete, cosa che riesce a Valeriani al minuto 7, quando con una staffilata dal limite non reca scampo al portiere ospite, costretto ad alzare bandiera bianca. Per Valeriani l'ennesima gemma stagionale, che va a fare da contorno alle oltre 100 presenze con la maglia biancorossa. Primo sussulto ospite con Magliozzi, che spara alto, mentre Cicarevic, due minuti più tardi, chiama la respinta in corner l'estremo ospite. Scotti non vuole essere da meno dei colleghi, dall'altra parte sventa una punizione di Casanova. Sulla ribattuta dei Brasi c'entra l'esterno della rete. Dalla bandierina nasce il pericolo maggiore del San Lazzaro, con Scotti costretto a farli straordinari sulla battuta ravvicinata di Casanova. Cicarevic prova a dare nuovamente fiducia al suo team, ma calcia malamente. Fa meglio Arlotti, che una volta entrato in area di rigore viene toccato, ma l'arbitro sorvola su questo episodio, sicuramente da moviola. Da rivedere. La mira non accompagna i calciatori biancorossi, che calciano nuovamente al lato con Valori. Nella ripresa, già al secondo, Valeriani crea scompiglio a San Marchi, che para in due tempi. Episodio da moviola al minuto 7, quando Valeriani centra in pieno la traversa con il pallone che, nello scendere a terra, oltrepassa la linea, ma per il direttore di gara non è così. Ma anche questo rimane uno degli episodi chiavi del match, infatti sulla ripartenza ospite Scotti è costretto all'intervento a terra. Prima che il sipario venga calato, Cicarevic di testa insacca il pallone del raddoppio, e ora finalmente tra i biancorossi vige la parola tranquillità per una gara rimasta a lungo troppo aperta. C'è infatti ora il tempo per godersi i primi minuti in campo di Moretti, prelevato da Sant'Arcangelo, e per aprire apertamente quello che si chiama countdown. È partito, ovvero il conto alla rovescia, per certificare quanto tempo manchi a Rimini per festeggiare finalmente la Serie D ritrovata.